Buongiorno ragazzi, oggi vi porto il primo di una nuova serie di video che si chiamerà Light Rock Fishing Diaries. In questi video vi porterò con me durante le mie battute di pesca e cercherò di raccontarvi ogni riflessione e ogni ragionamento che faccio a seconda delle diverse situazioni di pesca, appunto. Quindi, diciamo, vi porterò un po' più nelle mie giornate, un po' più, diciamo, proprio dall'inizio alla fine. Questo primo video, in realtà è più una raccolta di 2 giornate che ho effettuato in primavera, ma da ora in poi cercherò appunto di portare più la giornata intera dall'inizio alla fine. Spero che questi video vi piacciono e buona visione. Bello, bello. Ragazzi, guardate un po'. Scorfanone. Ho detto oggi vado alla ricerca del big. Ragazzi, il big è arrivato. Guardate un po' che bocca. Sempre con log impact. Guardate un po'. Bello, eh? Questo qua è un bel pesce. Non mi ero neanche accorto che me l'avesse mangiato, ma è veramente un bel bel pesce, bello scorfanone. Adesso rivediamo la via. Così in pochissima acqua, spettacolare. Gran bel pesce questo. Quindi bene, bene. La giornata inizia veramente bene. Devo dire che qua non ci avevo mai pescato in primavera, però avevo sentito dire che in primavera. Subito, così. Bello, bello questo. Bello. No, nella corda no. Si è piantato nella corda. Slamati da solo. L'ha mollato. Ci riva. Attenzione. No, porca vacca. Ma c'hanno una fame comunque che non ha senso. Ma ragazzi, ma che lo imbolla. No, ragazzi, non ci rimane, cioè è incredibile. Oh, ora ci è rimasto. Stracombattivo questo. E anche questo veramente bello. Che ciccione. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Tra l'altro ci ha dato 4 volte. Che fame c'ha? Ok, guardate un po' anche questo. Questo qua non riuscivo a tirarlo fuori. Una cosa. Non è più grosso dell'altro, però era incacchiato come una iena. Bene, lo lasciamo subito. Però ragazzi, non so cosa dire. 2 metri, tre mangiate, 3 scorfani. Vabbè, e tutti di taglia bella. Pazzesco stamattina. Pazzesco, veramente. Allora, abbiamo incannato un bello scorfano. E ora sto tenendo la GoPro chiusa un attimo perché ho poca batteria, ma almeno vi faccio vedere le catture. E niente, lo rilasciamo. Oggi i scorfani sono particolarmente predisposti. Bello. L'esca che sto usando adesso è particolare perché non è più il Freaky Rock, ma è questa, che è il Log Impact. È veramente una bella esca, diciamo che assomiglia a un gambero, anche lo scento di gambero ovviamente. È veramente un'ottima esca questa. E cioè non ci avevo ancora preso nulla sinceramente, però mi piace moltissimo come si muove e infatti appena, cioè, lo scorfano l'ha vista, cioè l'ha proprio inghiottita di brutto. L'ho vista, sto pescando a vista qua nel porticciolo. Purtroppo appunto ho il problema della batteria della GoPro, quindi non posso tenerla accesa, se no poi se prendo un pesce bello o qualcos'altro me lo perdo, non posso filmarlo, almeno così filmo le catture.
e l'ho vista proprio sparire, non l'avevo vista neanche lo scorofano, l'ho vista proprio sparire nel nulla, da ferma, e sono belle, sono, anche se i pesci non sono grossi, comunque sono delle belle emozioni, e soprattutto prendere poi sempre pesci con un'esca nuova è sempre bello. Non avevo dubbi perché la K-Tech, cose che non funzionano non ne fa, però era da provare. Bene, ci vediamo alla prossima cattura. Ragazzi, mi è partito uno scorfano. È a velocità razzo, si è intanato. Eccolo. Questo è un po' più bello degli altri. Fortuna che sono riuscito a filmarlo, quasi per fortuna prima non c'è rimasto. Ma poi ricalandocelo l'ho ferrato. Ok. Devo aver mangiato veramente da poco. Bene, lo lasciamo subito che non vorrei fargli venire un'indigestione. E bene, come vedete sto usando con Log Impact una testina della Decoy, che è veramente bella, soprattutto per gli scorfani. La Slide Bomb mi sembra che si chiami. Praticamente ha questo amo offset e lascia libera l'esca, come vedete, di muoversi, e anche ovviamente per evitare di incagliare, è una delle cose migliori il fatto che abbia l'amo offset. E niente, è però tra l'altro perfetta veramente come dimensione per queste esche della Kytec da 3 pollici, se non sbaglio. Ora andiamo avanti e vediamo un po', scorfani oggi veramente un'infinità. Allora, ora visto che è ancora giorno, cominciamo con, cioè c'è ancora luce, cominciamo con Log Impact. E proviamo in questa zona qua, in cui non siamo ancora venuti. Sì, qua sembra un po' spoglio come punto, non offre molti ripari, soprattutto per pesci di taglia, non mi sembra. Però se non ci si prova non si può sapere, quindi. Non è neanche troppo piccolo. Vai. Sembrava più piccolo. E vedete? Bello scorfano. E stavolta l'abbiamo preso. Con la colonna sonora di CSI. Vedete, questi qua sono scorfani di dimensione media, quindi sull'altro ovviamente non ci rimangono, però sono comunque dei belli scorfani. Questo qua è già un bello scorfano, quindi bene, prosegue la caccia al big. Per ora ci accontentiamo di questi, che comunque sono pesci divertenti. E se n'è andato in là. Bene, allora, visto che si comincia a fare abbastanza buio, e noi siamo qua comunque per prendere i big, mettiamo già lo slingone, così, subito arroganti con lo slingone. Scusate il casino, ma ci sono i ristoranti qui un po' sopra la mia testa. Siamo, eccolo qua, sempre il nostro amico Sligone.
Sligone, sligozzo, no, sligone in realtà. 5,5 pollici se non sbaglio, questa è un'esca grossa. Eccolo. Eccolo. È piccolo. È veramente un piccolo scorfano, però è già qualcosa. Ora lo rilasciamo. Così, dal nulla, però va bene così. Insomma, almeno abbiamo preso, abbiamo visto che l'esca funziona ancora nonostante sia buio, che quella è già una cosa. Volevo cambiarla, ma a questo punto la teniamo. Tra l'altro si ferrano veramente bene, secondo me perché la... Ho perso il piombo. No. No. Il piombo. No. Ma come? Ah, perché forse è un po' sottile. No. Vabbè, forse c'ho... Cioè, c'è un altro, ce l'ho sicuro. Però vabbè, adesso vediamo un secondo. No. Ok, praticamente faccio vedere cosa è successo. Ho perso il piombo prima, quindi ho ovviato mettendo uno splittering tra il piombo, tra questo piombo qua che sarebbe da fare, da usare nel jig rig, che è quello con l'anello, diciamo, in mezzo, e il moschettone, che se no era troppo sottile perdevo il piombo. In questo modo non lo perdo. Almeno non dovrei perderlo. Eccolo. Un altro, un po' più bellino stavolta. Ferrato in modo strano dal basso. Verso l'alto, cosa insolita. Veramente molto chiaro questo, tra l'altro. E niente. Oggi qua, vabbè, ci sono, la taglia però è sempre un po' piccola, lo rilasciamo. Freaky Flex sta facendo il suo dovere. E come vedete anche il rosso, che ha un colore estremamente naturale. Tra l'altro con questo nome è perfetto perché si infila proprio dentro. Ma li ferri tutti perché è morbidissimo. È veramente, cioè io vorrei farvi vedere la morbidezza di quest'esca, nel senso. Quindi veramente ottimo. E sta producendo adesso dei bei risultati. Dicevamo prima che era miscia, comunque ne abbiamo presi due in poco tempo. Questo qua è un po' più bellino. Bello, bello, bello. E ragazzi, abbiamo il big. Abbiamo il big. Abbiamo il big. Guardate un po'. Che scorfanone. Allamato perfettamente con lo sligozzo, con lo sligone, scusate, mi confondo sempre i nomi. Guardate un po'. Direi un bellissimo scorfano. Veramente bello. E siamo riusciti a prenderlo. Eravamo venuti a cercare il big e siamo riusciti a prendere il big. Veramente un bello scorfano. Non so se si è vista perfettamente l'azione, diciamo, della canna e quant'altro, però le condizioni sono queste. Ora lo rilasciamo che vuole andare. Che bel pesce. Che bel pesce. Comunque vi ricordo, canna, vediamo se riesco a fare total spinning. E ragazzi, fenomenale, già due catture, un'esca che è apparentemente veramente grossa, ma ha già preso due scorfani, di cui uno veramente un bel 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 bello scorfano.
E niente, bisogna insistere. Bisogna insistere perché ci sono e va sondato tutto il porticciolo. C'è poco da fare.